Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Volevo spendere due paroline su quanto ho visto, letto su Sami Khedira, sulla reazione nei confronti di Sami Khedira a seguito del post che ha rilasciato sui suoi social. Come sapete, Khedira ha rilasciato un post in cui chiaramente è felice di aver ottenuto l'ennesimo, che per lui è il quinto, mi pare, scudetto con la Juve, tutte queste cose qua belle. Si è detto dispiaciuto in qualche modo di quella che è stata la sua assenza del dicembre, ha avuto diversi infortuni che l'hanno tenuto lontano dal campo. Mi pare che quest'anno ha fatto 18 presenze stagionali, se non sbaglio, quindi molto poche tutte all'inizio, e che comunque spera di farsi come, in qualche modo perdonare prossimamente con nuovi obiettivi, appunto in squadra, con appunto la Juventus, con i bianconeri. Questa cosa qua intanto è una frase di circostanza, cioè è una frase che si dice sempre per dire di essere felici, tutte le frasi classiche, i giocatori in un posto, sicuramente in un posto non ti diranno mai a netto di ufficialità che il giocatore potrebbe pensare di andare altrove, che ci sono dei colloqui tra giocatore e dirigenza e così via. È chiaro che in questo momento, che tra l'altro non è finita la stagione perché abbiamo la Champions League da giocare, in cui non parteciperà Khedira perché chiaramente è stato sostituito per quanto riguarda la lista Champions da Demiral, però non può sicuramente dire altro. È anche giusto che dica una cosa del genere perché per ora ufficialmente è un giocatore da Juventus e il suo contratto è fino al 2021, quindi a meno di ufficialità Khedira è può parlare tranquillamente come calciatore della Juventus, piaccia o non piaccia. I social in rivolta. Questa cosa qua di Khedira la affrontai a suo tempo con quella che fu la gestione social di Allegri, che dovette chiudere tutti i social dopo gli insulti. Ma ci sono stati tanti esempi di giocatori che hanno preso, anche Mandzukic mi pare, preso e bloccato i commenti ai social, in modo che gli utenti non possano commentare a tutto ciò. Chiaramente i commenti bloccati sono bloccati perché? Perché Khedira si è visto inondato di insulti e quant'altro. Quindi io ripeto quanto detto una volta, per chi magari non fosse chiaro questa cosa qua. E non mi rivolgo tanto a chi mi segue, perché chi mi segue sa come affronto le tematiche e pertanto mi segue anche più, non tanto per quello che dico come idea o opinione, quanto piuttosto per il modo di fare che ho. Però ripeto per tutti, anche perché magari questo video qua arriverà anche ad altri, me lo auguro. E questi tutti sono una categoria di tifosi che io non chiamo più tifosi. Io penso che il tifo, prima di tutto, non sia sostenere la squadra, cioè sostenere la squadra intesa come squadra, nel senso che la Juventus non è nulla di ultraterreno, di astratto. La Juventus è i giocatori che compongono la squadra in quel preciso momento. E in questo preciso momento ci sono questi 25 giocatori, alcuni ci piacciono, alcuni no, alcuni sono forti, alcuni sicuramente molto meno. Ciò non vuol dire che per quanto siano scarse, della dell'ironia che si può fare, e spesso non fatta per scherzare, su alcuni giocatori non vuol dire che ci si possa permettere di insultare o di in qualche modo interpretare a modo molto soggettivo e molto fantasioso certe dichiarazioni. Perché Khedira ha bloccato i commenti perché si è visto appunto inondato di insulti. Insulti di chi? Lo insulta, poi non si capisce neanche per cosa, ma lo insulta perché secondo loro questa cosa qua, questo posto qua, non andava bene. Così come non va bene il fatto che venga pagato quello che viene pagato, il fatto che sia ancora Juventus. Molti hanno detto che Khedira pecca di umanità, di dignità, perché non ha accettato, perché non si è messo da parte da solo. Io ripeto quindi il discorso qual è. C'è un contratto tra Juventus e Khedira e il contratto può essere sempre rispettato, deve essere sempre rispettato. Se la Juventus vuole cederlo, troverà un accordo con Khedira. Se non lo trova, è colpa di Juventus che al tempo accettò un contratto simile con Khedira. Quindi se Khedira vuole puntarsi i piedi e rimanere, che rimanga, perché è giusto così, è un suo diritto, chiaramente è scritto nero su bianco. Tra l'altro non è colpa sua né questa cosa qua, perché lui ha accettato e ha trattato un'opportunità lavorativa, alla fin fine professionale, con queste cifre, così come non è colpa sua il fatto che si è rotto. Cioè se Juventus ha investito al tempo su un giocatore che è un po' recidivo sul discorso degli infortuni, non è colpa di Khedira. Cioè Khedira non pecca di professionalità perché si rompe. Purtroppo si rompe e lavora sempre sodo affinché si possa guarire, affinché possa guarire e tornare in campo. Khedira è un giocatore che in campo ha sembrato il massimo di quello che poteva in quel momento, tanto che la prima parte di stagione, perché poi molti fanno anche un po' di revisionismo storico, la prima parte di stagione lui e Matuidi hanno fatto una stagione pazzesca i primi 2 o 3 mesi, poi chiaramente Khedira si è fatto male, è calato, è quello che volete, però chiaramente Khedira in campo, quando c'è in campo, dà il massimo in rapporto a quelle che sono le sue capacità fisiche in quel momento. Quindi tutto questo discorso, il fatto di colpevolizzare Khedira su cose che non, di cui non ha colpa, cioè avere un contratto con una squadra non è una colpa, è una cosa che molti tiravano anche in ballo al tempo con Mandzukic, con altri, come se fosse una colpa, come se il giocatore si pagasse se stesso, cioè come se dicesse il giocatore per la sua paga, non invece la Juventus stessa. E tutte queste cose qua si è andato in qualche modo a colpevolizzare lo stesso Khedira, con insulti e quant'altro.
Khedira non sta mancando di umanità, non pecca di umanità, non pecca di dignità. Khedira è un uomo, tra l'altro è un ragazzo, secondo me, per bene, perché ha sempre fatto vedere grandi cose in campo, con grandi professionalità. Mai una parola fuori posto. Non... se trovate qualcosa di Khedira dal punto di vista umano che possa farci dubitare, me lo postate, se lo trovate, ma dubito. Tra l'altro spesso viene anche attaccato Khedira, perché poi alla fine la gente che attacca Khedira attacca perché parte... con un preconcetto del fatto che Khedira fa parte di quelli antipatici della squadra per un discorso passato dovuto a Mr. Allegri, tanto che Mr. Allegri usava spesso Khedira, poi arriva Sarri, lo usa spesso abbastanza. E molti dicevano anche che Khedira non sa l'italiano, così come Mandzukic e altri, non parla italiano appunto comunemente, no? In interviste e così via, pertanto sicuramente è poco juventino e non degno di vestire la nostra maglia. Cioè, veramente sono delle cose obbrobriose e raccapriccianti. Io penso che ci sono giocatori che si affezionano bene anche al paese, giocatori che magari non hanno intenzione di approcciarsi intensamente con quello che è magari il paese, la lingua in cui vanno a vivere, perché magari sanno che in futuro saranno altrove. E non è una mancanza di professionalità, perché alla fine la Juventus è una squadra internazionale, non nel senso dell'Inter, ma sicuramente una squadra globalizzata anche all'interno della sua squadra stessa, con tanti giocatori stranieri di lingue diverse. Pertanto, alla fine basta che si capisca con la lingua comune, che è l'inglese, non più l'italiano, sicuramente. Quindi non si chiede di diventare dei madrelingua a dei giocatori di diverse nazionalità. Quindi veramente su Khedira spesso si è sempre legato, come ho detto prima, il Khedira stesso come giocatore, come uomo addirittura, a quello che è Allegri, perché è un giocatore di Allegri, quindi se chi odia Allegri odia automaticamente i giocatori che vengono associati ad Allegri. Poi, ripeto, come sempre, Khedira non per niente ha vinto qualcosina di più, e se, o sono tutti fessi, o magari i fessi siamo noi, o chi tra noi pensa che Khedira sia l'ultimo dei centrocampisti di questo mondo. Come sempre, io intervengo sempre su queste cose perché mi dà veramente molto fastidio che si parli in questi termini ai giocatori. Si può fare l'ironia che si vuole, si può scherzare sui giocatori, non è che siano da mettere su un piedistallo, però da qui agli insulti ne passa. E penso che tutti debbano avere il nostro rispetto, perché la Juventus è composta dai giocatori che al momento giocano per la Juve. Poi il prossimo anno potranno essere degli altri e sosterremo quelli. Però un conto è fare della critica costruttiva nei confronti di un giocatore, di una squadra, di un allenatore. Un conto è insultare. Sono due cose diverse, penso che i tifosi facciano la prima cosa e i non tifosi facciano la seconda. Quindi io difendo Sami Khedira così come tutti gli altri, che sia il primo o l'ultimo dei giocatori, perché non meritano sicuramente un accanimento del genere. Perché non è colpa loro sicuramente farsi male, non è colpa loro appunto farsi pagare fior fior di milioni. L'unica colpa, se ne fosse, è quando non si impegnano in campo, ma non è il caso sicuramente di Sami Khedira, che ha sempre portato grandi impegni in campo. Questo, secondo me, è innegabile ed è oggettivo, non è un parere mio. Aspetto questi commenti qui sotto, chiaramente so che tra voi ci sono tante persone che capiscono e che ragionano con la propria testa e non con, insomma, così, cercando di farsi trasportare dal vento del malpensiero che aleggia purtroppo sui social, specie su Twitter, ma a quanto pare sembrerebbe più su Instagram. Vabbè, la gente è sempre quella. Forza, io come sempre alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua.